Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Benvenuti all'ora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto simigliante ad Alfa Centauri, galassia che comprende anche quelli Cheroi e il slot di Morghi. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina All'ora di Amadeus, al canale YouTube All'ora di Amadeus e diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo di chi è venuto a visitarci. Avete presente il dirigibile? Programma che io ho amato tanto. Avete presente Sereno Variabile? Avete presente gli annunci in TV? Tutto questo è per dire che con noi è un mito. Maria Giovanna Elmi. Maria Giovanna, benvenuta! Che belle cose, ricomincia! Ricomincia! Bello, grazie! Allora... Partiamo alla rovescia, dal video fatto con Platinette. Ah sì? Sì, sì, che mi sono divertito. Sì, sì, la pettegola. Io non lo saprei rifare, ma mi sono proprio divertita con loro, perché sia Dario Gai che Platinette, vabbè, insuperabile, ma hanno subito, non so, è come se avessi sempre lavorato con loro. La disinvoltura, l'affetto, la carineria, e così ho preso parte. Era una piccola parte, però mi ha molto divertito il fatto che mi avessero coinvolto in questa occasione. Mi è piaciuto molto. Maria Giovanna Elmi lo rifarebbe? Di corsa. Sì. Sì. Ma Maria Giovanna Elmi ha fatto tante cose nella sua carriera. Ce ne sono alcune che io, appunto, come ho già citato, Dirigibile per me è la mia infanzia. Guarda, il dirigibile, io sono affezionatissima al dirigibile perché è stata praticamente la mia prima vera e propria trasmissione, no? Ma è bellissimo perché ancora oggi tutti i ragazzi dai 45 ai 50 sono quelli che allora guardavano il dirigibile perché erano bambini. E c'è un affetto, una cosa, questo dirigibile è proprio azzurrina, mi dicono. Sì, sono proprio molto felice. E quando lo rivedo, sai che a volte vedendo una cosa del passato tu dici ma guarda come ho fatto, e invece mi piace sempre. E allora vuol dire che era fatta bene, insomma, sia quando c'era Tony Sant'Agata che abbiamo fatto in bianco e nero, sia l'anno dopo che è venuto Mal e poi Mal è rimasto qualche anno e abbiamo fatto da Milano, invece con Tony Sant'Agata lo registravamo a Napoli. Salutiamo Tony Sant'Agata che Guarda, da poco. Sono cara, sì. Bravo e anche molto cara. Poi lui aveva fatto solo quell'anno perché in quel periodo lavorava come un pazzo, per cui arrivava la registrazione che era pieno di sonno perché arrivava da un'altra città, aveva fatto il viaggio in macchina, arrivava e doveva presentare con me, no? Quindi c'era tutto il tema lì, le cose, le parole da studiare, da dire bene, le frasi, le cose. Era stanchissimo e quindi alla fine l'anno dopo penso che abbia rinunciato più che altro perché era diventato troppo pesante per lui lavorare la notte e poi lavorare di giorno era un po' tanto e così. Poi comunque anche con Male è stato bellissimo perché anche Male piacevolissimo, divertente, ironico, con questo modo di parlare che se tu dici ma Male non hai ancora imparato a parlare l'italiano, ma se io smetto di parlare così non mi guarda più nessuno. Troppo simpatico. Sì, guarda, sì. Come sono scombinata con questi capelli, scusatemi, ma non capisco queste luci che ho messo qua. Sì. Domanda che mi è venuta in mente adesso. Sì, ma il rapporto che ha Maria Giovanna Elmi col passato e col futuro? Ma lo stesso, il futuro deve arrivare, il passato lo ricordo.
Cioè, che cosa? È passato, però spero di fare ancora altre cose, no? Cioè, Sì, non no, finisce no, mai. non si vive solo di ricordi, ecco, in questo senso qua. No, sono contenta di averli e sono contenta anche di accorgermi, grazie proprio ai social, che uno dice, ma come? Eppure, grazie ai social, mi accorgo che non era piaciuto solo a me, era piaciuto anche a loro. Cioè, il fatto che abbia fatto una cosa con gioia, con piacere, quindi ci abbiamo messo l'anima, no? Perché non avevo stanchezze, andavo, partivo, non hai dormito, non importa, perché mi piaceva farlo, quindi ogni cosa nuova che c'era l'accettavo sempre volentieri, dovunque dovessi andare, prendere aeree, cose di corse, organizzavo tutto, vestitino, quelli che non si gualciscono, sai, i caldi per farmi riccioli, perché come vedi i miei sono proprio dritti dritti, e poi partivo. Quindi non dicevo, ma adesso non posso, non so, me lo dovete dire prima, non è mai successo. E quindi ho fatto con il tuo tempo, però evidentemente tutto questo poi arriva alle persone. E siccome la cosa più bella credo che ci sia per noi che facciamo questo lavoro è quello di sapere che sei ben accettata, no? In quella casa da quelle persone. E questo regalo, diciamo, in gran parte l'ho avuto. Certo, c'era pure qualcuno che dirà, oddio, questa non la posso vedere. Però non mi è capitato. E quindi sono contenta di quello che ho fatto. Ho detto, chissà che cosa riuscirò a fare adesso. Che dici? Le idee ce le abbiamo. Con Rosanna Vanvetti abbiamo presentato in Rai un programma, ma non ci hanno dato ancora una risposta. Quindi non Io so come andare. spero che ve la diano perché voi almeno la TV di una volta era una fucina di idee, qualche programma bello c'è, però. Sì, infatti speriamo, perché era molto carino, poi insieme, poi lei è bravissima, lei è un genio, sì, quindi vediamo un po' come A si vuole. proposito di viaggi, Sì. cosa ricordano a Maria Giovanna Elmi i treni? I treni ne ho presi tanti, come ho preso tanti aerei. E comunque mi ricordo che con Sereno Variabile abbiamo fatto una puntata straordinaria che era dedicata proprio all'Oriente Express. E mi ricordo che Luigi Costantini, che era il regista di Sereno Variabile allora, mi fece vestire proprio come una donna un po' dell'Ottocento, con i capelli tutti messi così e tutte le cose di Merletti, anche i cappotti, ma insomma, sai, con i colli, tutte quelle cose molto particolari che ti fanno pensare subito al 1800, magari alla fine del 1800, insomma, e poi con tutto quello che c'era sul treno, no? Come si viveva la giornata in treno, ed era molto romantico, molto bello. Ed ho notato che c'era tanta gente, anche giovani, anzi soprattutto di tutto il mondo, che facevano questo viaggio incredibile in treno, perché proprio piaceva loro rivivere. Come una volta, sai, col cameriere che arriva con la giacca bianca, con i guanti, con tutta un'atmosfera bella, da sogno, da film. Ecco, eravamo protagonisti di un film. Molto bello è stato, sì. L'Oriente Express è una specie di poesia. Sì. Maria Giovanna Elmi è un'annunciatrice. Quanto c'è di poetico in un annuncio? Ma di poetico sì, si potrebbe dire quello che si va a vedere, no? Che cosa io ti propongo di vedere, però forse può esserci di poetico già nell'annuncio il modo di dirlo, il garbo, l'uso di tanti vocaboli che adesso non si usano più e che fanno ricca la nostra lingua, no? E io penso in tutto possa esserci poesia, anche in un sorriso, in una carezza, in una gentilezza, c'è poesia. Poi certo esiste la poesia, intesa la poesia, però Se la credo che un pensiamo. po' di poesia possa essere in noi, anche, ripeto, anche in un sorriso, in un modo di guardare una persona, di così penso, Sì. di godere di un tramonto, di un'alba, di un gatto, di un. A proposito di poesia, ma voi imparavate a memoria gli annunci? Sì, ti devo dire che io all'inizio avevo una memoria da paura, tanto che quando ero ancora a Cascè, si diceva, cioè prima ancora che mi prendessero fissa,
in Rai, io sono stata 4 anni a cachet, infatti in realtà sono entrata fissa come annunciatrice il 1° aprile, non ero un pesce d'aprile, del 1974. Prima, dal 70 al 74, dopo aver fatto provini, eccetera, ero a cachet, cioè sostituivo perché una persona era in ferie, perché una persona era in malattia, allora si sostituiva per tutte queste cose. Anche per uno sciopero, mi ricordo che mi hanno gridato Crumira, dico, ah, che carini, forse un complimento, non sapevo allora cosa volesse dire Crumira. Mi avevano chiamato dalla mattina alla sera, io non ho pensato allo sciopero, sono andata là con l'innocenza che... E sono tutta contenta che dalla mattina alla sera ho fatto gli annunci senza sbagliare niente. E ti dicevo, sì, studiavo tutta memoria. Anche c'era 7 giorni al Parlamento, si chiamava. Noi mi davano 10 minuti prima tutte notizie politiche di cui non sapevo niente, non capivo niente, imparavo tutto a memoria e lo dicevo con una tale tranquillità e sicurezza che tutti dicevano, ma quanto è, com'è consapevole. Si vede che è al corrente della situazione, invece non ero al corrente, che proprio avevo tanta memoria. Poi dopo ho cominciato anche, sai, quando erano tanti, oppure si facevano anche trasmissioni, tornavi di corsa e c'avevi l'annuncio, poi per lì una buttata giù con gli occhi si dava. Però anche i riassunti, sai, quando si faceva riassunti delle puntate precedenti. Sì, me lo ricordo. Io imparavo tutta a memoria e ricordo che una volta erano i primi tempi che facevo gli annunci, nell'altra stanzetta c'era Rosanna Vodetti che faceva l'annuncio e io in un'altra. Naturalmente sono delle salette dove non si può sentire dall'altra parte, no? È logico. Però io ho sentito un gran botto, ho pensato Rosanna è caduta, invece dopo quando e io ho perso il filo del discorso per un attimo, ho detto sai quando tu stai dicendo una cosa a memoria, la racconti e come è successo, ho avuto un attimo di panico, per fortuna ho ripreso il mio discorso senza dover neanche abbassare gli occhi per leggere, perché tu perdi anche, come si dice, la fila di quello che leggi, no? Abbassi gli occhi improvviso con la luce, abbassi, non trovi. E invece sono andata dritta lo stesso, ho detto quando sono uscita, dico, ma Rosanna, cosa ti era successo? Ah niente, andavano di moda, sai quegli orecchini grandi grandi? Nel cadere per terra non so su cosa era sbattuto questo orecchino, e non lei, l'orecchino era caduto. E io ho sentito questo gran rumore e stavo per perdere il filo del discorso. Sì. Un attimo. Sì. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Maria Giovanna Elmi è annunciatrice, giornalista, nel senso che io penso al programma, io mi ricordo il programma con Paolo Valenti. Sì, Toto TV Radio Corriere, sì. Sì, 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 non mi ricordavo il nome, ma conduttrice. Sì. Anche cantante di canzoni per bambini, se non sbaglio. Sì. Quello è stato un giorno, c'era Jürgens a Domenica Inn, e lui era uno degli autori, e mi dice, senti Maria Giovanna, ma tu... canteresti una canzone, perché noi abbiamo preparato la canzone che si chiama Barbie. Allora dico, ma come fa? Dico, poi non so se con la Rai posso fare la canzone. Io ho detto che avrebbero chiesto, la Rai ha detto di sì, e lui lavorava con Zambrini e Meccia. Zambrini, Jürgens e Meccia erano la pool, quello dei Cugini di Campagna, per spiegarci. Quindi io ho detto, ma vado, guarda, è stato così bello, perché allora non c'erano questi sistemi per aggiustare una voce o un'intonazione, ma era così carina la canzone. E poi c'era la voce dei bambini che facevano il coro laddove io non arrivavo, o comunque forse facevano parte della canzone. Sono stata così felice, ne abbiamo fatte diverse, e abbiamo fatto anche la sigla di Sereno Variabile per un anno, e poi la sigla del Dirigibile per un anno, Invincibile Dirigibile. E poi l'unica cosa è che poi dopo un anno di Sereno Variabile, che avevo fatto la sigla, mi chiamano in direzione generale e mi dicono, guardi che però non si può mica fare, che lei fa la sigla e presenta. Dico, me lo dice il direttore generale, lo dice a me. Mi hanno detto, canta, io ho cantato, no? Cioè, non è neanche che come oggi sarei stata pagata a parte per questo, no. Era tutto compreso nel mio mensilario, come si dice, per cui. Non so di che cosa si lamentassero. Guarda, oggi vedo che di ogni programma si fa la pubblicità, adesso questo, quest'altro, è vero. Una volta, guai se tu dicevi prima, come ha potuto, oppure
come hai potuto fare l'annuncio e l'intervento in quella trasmissione? Una cosa, dico, ma se non lo sapete voi, dove mi... magari tu registri una cosa, non sai che va in onda proprio la sera dopo quando tu annunci, no? No, proprio erano molto, molto opinioni. Rigide. Erano preoccupati di tutte queste cose. Oggi invece ti accorgono che quelle sono proprio le cose vincenti, perché più tu hai la possibilità di parlare di un programma e più è facile che si guardi il programma. A teatro si dice testa calda, cuore freddo, ma per fare le cose che ha fatto Maria Giovanna Elmi è lo stesso discorso. Calda, cuore caldo. Cuore caldo e testa fredda. Ma testa fredda che vuol dire? Che stai attenta? Lucido, perché... lucido. Ma lucida senz'altro, però anche talmente entusiasta che diventa calda. Sì, quando fai le cose tutte così, no? Sto contenta di fare, quindi... Ho una curiosità, quali erano i modi per diventare annunciatrice? Io ero al mare, accompagnavo una signora che aveva una cabina al mare, a Ostia, e facevo l'università, e mi ricordo che un giorno siamo incontrati e ho detto, ma tu da che zona vieni? Sai quelle cose così, no? E lei mi ha detto, senti, ma mi daresti un passaggio la mattina che non sempre mio marito mi può portare? Io ho detto, perché no, passo quasi vicino a casa tua, passo, ti prendo e ti porto qua. Dice, dai, così ti faccio utilizzare la mia cabina senza che vai a spogliarti nello spogliatoio, no? E così abbiamo fatto amicizia e lei era moglie di un avvocato e mi ricordo che mi ha detto, dice, ma sai che tu c'hai una faccetta da annunciatrice? E dico, sì, vabbè, grazie, carina, ma... cioè, no, perché c'è un po'... è un po' una farinona, un po'... Cioè, sai che, perché non fai l'annunciatrice? Dico, come si fa a fare l'annunciatrice? Lei mi dice, guarda, domando a mio marito, che magari sa. E dopo, il giorno dopo, quando la vado a prendere, mi dice, sai, dovresti fare così, vai alle informazioni, cioè all'ufficio informazione, quando entrerai in via Teulada, è già l'ufficio informazione, e chiedi il modulo da riempire per fare i provini, perché tra un po' ci saranno dei provini. Io riempio un modulo, che c'era allegata, fototessera, poi c'era cosa vuoi fare, ho messo presentatrice, giornalista, annunciatrice, tutte e tre le possibilità. Poi ho detto, non so, quando sei nata, le solite cose, no? Che ti chiedono, che studi hai fatto, eh? Basta, e ho dato questo modulo, finito lì. Un giorno mi arriva un telegramma, non c'erano i WhatsApp, non ci usava il computer. Arriva un telegramma e mi dice... si dovrebbe presentare il giorno tale, all'ora tale, allo studio tale in via Teulada. Faccio un provino e basta, grazie, arrivederci. Sai, ma tu non vedevi nessuno, perché al di là di luci basse, loro vedevano e poi ti riprendevano, no? C'era la telecamera, tutto, però tu non vedevi nessuno lì davanti, quindi quando ti dicevano, non so, faccio conto di presentare una sfilata, io mi inventavo la sfilata, sai quelle cose, senza niente, però così, poi mi danno un annuncio, provi a leggere, lo leggo, vabbè, basta. Dopo un po' di tempo mi arriva un altro telegramma, allora tu che pensi, c'è scritto com'è andata? No, c'era scritto, si dovrebbe presentare il giorno tale, allora tale, provino, allora quello che era. E invece era magari un provino per una trasmissione, perché probabilmente là dove... Cioè, vedevano che tu eri già andato abbastanza bene, si è schiarito tutto improvvisamente, non ho toccato niente, tra un po' ritorno, infatti è diventato peggio subito, vabbè, non so perché, non so che cosa tocco il filmo, insomma, probabilmente è andato bene il provino e quindi in quell'altra trasmissione dove cercavano una presentatrice mi avevano chiamato, capito, per fare un altro provino. E così un'altra volta, un'altra, alla fine mi arriva un telegramma dove dice si dovrebbe presentare il giorno tal e tale al quinto piano dal dottor tal e tale. E lì eravamo solo in cinque, quindi fai conto, da, non dico 300 ragazze, forse di più, all'inizio eravamo una marea di ragazze, e arriviamo al quinto piano da questo dottore, non mi ricordo il nome, che ci dice, allora voi siete state scelte, però... A questo punto dovreste fare, perché noi l'abbiamo già organizzato, un corso di dizione con la grande attrice Evi Maltagliati, che si terrà qui in via Teulada. Accidenti! Sì, di 3 mesi, dove imparerete appunto un italiano perfetto, un modo, una cosa, eccetera. Le aperte, le chiuse, sai, tipo dopo, anziché dopo, tutte queste dopo. Cose così.
E poi, se superate questo, farete la scuola trucco di 15 giorni con i nostri truccatori, perché le annunciatrici non hanno diritto al truccatore, perché stanno lì 8 ore e mezza. Non è un programma, capito? E quindi dovete imparare, noi vi daremo i prodotti, però dovete poi fare da sole. Se superate anche questo, sarete ammesse a cachet, famoso, loro lo chiamavano cachet per dire a sostituzione. A prestazione. E così è stato. Ho superato tutto, poi nel frattempo, sai, per esempio, io ricordo ancora che in quel momento stavo facendo tanta pubblicità, perché ho vinto un concorso del settimanale Grazia. Settimanale Grazia aveva scritto: cerchiamo fra le nostre lettrici 3 indossatrici e 22 fotomodelle pubblicitarie. Allora, io indossatrice sono 1,60 m, quindi scordate. Però, fisichetto così, insomma, mi piacerebbe fare, vediamo un po'. Ci mandate una foto di fronte e una di profilo. E chi ce l'aveva? Allora io prendo una foto dove ero con altre ragazze e ragazzi, metto la freccia e dico: questa sono io, e la mando. Insomma, dopo qualche mese arriva una lettera della Mondadori che dice che devo andare a Milano per sostenere il provino, niente di meno che con Elsa Herter. Non so se sai Elsa Herter, come dire, Avedon, non so, è la fotografa più brava che c'è stata, che c'è, che ha fatto tutti per Grazia, faceva, sai, tutti i beauty, queste ragazze morbide, stupende. Elsa Herter, io poi vedo la redazione. E perché mio papà era tutto stupito di questa cosa, diceva: come, ma ti pare che... Basta, fartela breve, vinco tra le 22 fotomodelle pubblicitarie. Quindi mi hanno fatto andare alla Terrazza Martini a Milano di lì a qualche tempo per presentare tutte queste 22 fotomodelle, le 3 indossatrici, alla stampa e anche a quelli interessati, no? A quelli interessati alla pubblicità. E io lì ho conosciuto Donatella Mauro, che era un'agente pubblicitaria fantastica, che mi ha chiesto se avevo il book, mettevo sempre di cos'era il book, cioè le foto di fronte, di profilo, a figura intera, eccetera. E da quel momento tutti i dentifrici, tutte le lacche per capelli, tutte, non so, anche le cose, non so, per cucinare, cioè le cose più se erano mie. Per cui non so... Ti punta un fiore in bocca con Ultra Bright, tu lo sai, lo puoi conquistare, te lo ricordi, no? Sì, sì, me lo ricordo. L'altro invece era McLinch, il bianco da baciare, insomma, tutte queste cose così. E poi Fissa Libera, Fissa Bella, che scendevo con quei capelli. Sì, sì. E poi, insomma, tutte quelle, poi solo le piatti, tutte alla campagna dell'Ariston, dei Caroselli. Insomma, lavoravo sempre come una pazza. Nel frattempo mi capitano queste cose qua, e mi era capitata la pubblicità della Vespa, per quello ti raccontavo, ti ricordi, la Vespa era la Vespa. Sì, era la novità, la Vespa mangia il cinquantino. Da quel momento io però non sono potuta andare a fare questa pubblicità, perché avevo la lezione con Evi Maltagliati, quindi ci ho tenuto molto, dicevo, a fare questo corso edizione. Poi comunque sono stata presa a cachet e poi pian piano mi hanno assunto, perché prima c'era il blocco delle assunzioni e poi invece improvvisamente hanno cominciato a riassumere, prima se no non potevano proprio assumere. Ho fatto una storia che mi avvince ogni volta. C'era una disciplina di ferro, no? Sì, beh, in Rai. Ma disciplina di ferro sì, perché c'era un orario che tu non potevi, se tu dopo i 5 minuti, sai che a volte non si trovava il parcheggio, io parcheggiavo in via Teulada in doppia fila, lasciavo la macchina aperta, e purtroppo se tu tardavi 5 minuti ti arrivava la lettera dalla direzione, quindi sì, eravamo proprio, insomma, molto, ma giustamente. E poi eravamo delle turniste, per cui oggi tocca domenica, oggi tocca il capodanno, oggi tocca, non importa, se devi lavorare lavori, non c'era sì, c'era la maggiorazione domenicale o la maggiorazione, ma io tanti miei più bei capodanni li ho passati in Rai, perché i tecnici portavano le lenticchie e la Rai ci dava un panettoncino con una bottiglietta di spumante, facevamo brindisi, era bellissimo. Sì, io ero contentissima di farlo, non mi sono mai dispiaciuta di questo.
Ma era bello, appunto perché partecipavi, era... Insomma, mi è piaciuto. Ancora un attimo. Sì. Su qualunque piattaforma, in qualunque ora del dì e della notte, i nostri podcast. Vorrei parlare di alcune trasmissioni. Del dirigibile abbiamo parlato, ma di sereno variabile, come non parlarne? Sereno variabile, fantastico. Anche lì mi hanno preso per caso, perché un giorno mi dicono: Maria Giovanna, allora io finisco di fare sereno variabile a Milano, sereno variabile, scusami, dirigibile. Come torno a Roma, mi dicono: devi andare allo studio tal dei tali per registrare per sereno variabile. Tu cosa pensi che sia un'ospitata nella trasmissione? Non so. No. Devo fare la voce fuori campo. Allora, siccome io pensavo di essere in trasmissione, m'ero tutta preparata, carina, vado là, e mi dicono: guarda, devi leggere, cioè io non mi si vedeva proprio, c'era la scritta Sereno Variabile, trasmissione di turismo e tempo libero. Cioè, capito? E io ho detto: ma come? Dico, ma ero fatta così bella. Che peccato. E il regista, che era proprio Luigi Costantini, ha detto: no, ma è troppo simpatica questa. Allora hanno messo la faccetta che faceva Sereno Variabile, si vedeva una faccetta dopo un po', trasmissione turismo e tempo libero, c'era un'altra faccetta lì. Insomma, ha giocato con questa cosa. L'anno dopo mi chiamano, vai a fare Sereno Variabile. Tu che pensi che sia la faccetta? Invece la No, era faccetta. la funzione. Mi avevano chiamato. È proprio una cosa. Sì, e poi niente, è stato bellissimo, ho girato il mondo con loro perché è stato un periodo che hanno fatto l'Italia, il mondo in Italia e l'Italia nel mondo, no? E quello era bellissimo perché la trasmissione si è arricchita, tra l'altro quella stessa puntata andava in onda in Italia e nel paese di cui si parlava. E questo è stato un grande, secondo me, lancio per il turismo italiano perché... Anche quella che poi attraverso la quale ho conosciuto mio marito, perché sono venuta qua a Heiligenblut in Austria. Io adesso sono a Tarvisio, no? Heiligenblut, proprio appena qui come esci, se passi di qua, vai in Slovenia, se passi di là, sei in Austria. Siamo proprio attaccati. E era in Austria, Heiligenblut con la Christa Stanzer e Günther Toller, che erano i presentatori. E di qua bevi l'acqua e la Elmi. E quindi non so, loro dicevano: guarda, noi facciamo questo, e noi dicevamo: guarda, di qua noi abbiamo quest'altro, queste sono le nostre piste. E loro facevano vedere le loro, era uno scambio di notizie. E poi questa trasmissione io l'ho vista sull'ORF mentre ero a Tarvisio perché vedevo il canale austriaco e dicevano: Maria ciò fanda Elmi mit Osfalto per l'acqua, sereno und variabile. Però hanno presentato tutta la puntata. Capisci? E quindi hanno fatto vedere tutti i posti italiani al confine e noi vedevamo anche tutti i posti loro, quindi era veramente una bella idea quella trasmissione lì. E poi mi ha dato la possibilità di conoscere personaggi fantastici, da Stallone a sì, di tutto, di più. Fatto anche Ghibli? Ghibli, sì, Piaceri della vita, come no? Bellissimo, è molto carino, molto, molto. Ero nel deserto. Sì, con questo ragazzo che poi non ho più sentito perché è tornato nel suo paese, Tawil, che è un ragazzo nero nero, e mi ricordo che quando è entrato in televisione lui ha detto: no, no, mi hanno detto che io ho la faccia, effettivamente aveva un zigomo, insomma, molto aperto come viso, quindi prendeva la luce molto bene, per cui non, il suo colore non aveva bisogno di mettere solo la camicia celeste come non ti metti la bianca, sai quelle cose, stare attento perché tanto veniva bene. E invece appena entrato in studio, poverino, il datore luce fa: oh mamma mia quanto sei nero, e come faccio adesso? Ma no, insomma, ma abbiamo scherzato e giocato, è stata una cosa piacevolissima, veramente molto carino. E poi è tornato, mi ha detto che era fidanzato, è tornato e non si vede, non è più tornato in Italia, non so. E poi ho fatto una cosa che è sempre per i bambini, che era Buonasera con Superman, Tarzan e Atala Sufo Robo Goldrake. Sui social trovo sempre 4 ottobre, no, 4 aprile o 8 aprile del 1978,
è arrivato Goldrake. Perché altro... sì, quello c'è una serie di affezionati a quell'immagine incredibile. E anche lì è stata una cosa per caso, perché gli autori, poi ho letto nel libro che hanno lasciato, che dicevano, ma sì, ma la Amy va bene, perché quando parla è un po' come una fata che racconta. Cioè, d'altra parte, se uno fa buonasera con altra su robot, la famiglia Adams, cioè, chi può essere? Non può essere un annuncio serio, è una cosa un po' fiabesca. E così mi hanno fatto anche un paragone pazzesco. Dice, a me è un misto tra Shirley Temple e Marilyn Monroe. Cioè, quando ho letto questa cosa, un quadretto in casa, no? Perché chi te lo dice mai una cosa del genere? Allora, altri due programmi mi interessano. Il Festival di Sanremo. Yeah. Bello, bello. Quella pure una cosa occasionale. Ma allora, vado in televisione, fai conto al mercoledì, guardo gli orari per vedere da domani, allora a che ora... E vedo che hanno cambiato tutto, hanno scritto giovedì, venerdì, sabato Sanremo. Poi pensa che io la domenica successiva era previsto che andassi a Marileva, che è dalla parte opposta di Sanremo, cioè presente l'Alto Adige, il Trentino, cos'è? Perché c'era il collegamento per una sfilata di moda che avrei dovuto presentare, in collegamento con la trasmissione della domenica pomeriggio fatta da Renzo Arbore, che si chiamava Pomeriggio, non so, adesso non mi viene il nome, ma c'era una trasmissione che c'era tutte le domeniche di pomeriggio. Non era l'altra domenica? No, non si chiamava l'altra domenica, no. Forse era l'altra domenica, Renzo Arbore. Sì. Allora, quello lì l'altra domenica. E io devo andare a Sanremo fino al sabato. Dico, come ci vado? Ah, non ti preoccupare, mandiamo la macchina che ti porta. E il fatto della macchina che ti porta non è così facile, perché quella notte c'era una nebbia, ma una nebbia che già attraversare l'Italia orizzontalmente è un problema. Non è che c'è un aereo, un treno, no? Ci vuole una macchina con una strada che non è sempre autostrada, perché le autostrade sono quasi tutte verticali, difficilmente le trovi così. E quella volta lì, con quella nebbia, so che siamo arrivati tardissimo, per cui a passo d'uomo non si vedeva da uno. Vabbè, comunque abbiamo fatto anche quello. E poi è andato tutto bene, quindi va bene. Sanremo è Sanremo. Sanremo è Sanremo, come diceva Pippo Baudo. Sì. Io lo guardo sempre perché in effetti... Poi guarda, io sono stata fortunata perché sai che quell'anno, che le prime due serate ero da sola, poi c'avevo Mike Bongiorno, e devo dire che hanno vinto dei cantanti e delle canzoni che ancora oggi si cantano. Sì. Cioè, intanto era il primo anno che hanno messo i complessi musicali, hanno vinto gli Homo Sapiens con Tu sei bella da morire, che ancora oggi è bellissima. Poi c'erano i collage con Tu mi rubi l'anima, o no? Sì. Sì, poi, sì. Ma insomma, voglio dire, uno più bravo dell'altro. Anche l'anno dopo, insomma, tutti grandi nomi, poi c'era Gianna, Rino Gaetano. Sì. Poi, ma insomma, altri anche che non hanno vinto, che non sono arrivati, ma dei nomi che poi sono rimasti nel mondo della canzone. Tutti ricordiamo, anche le canzoni stesse, anche la stessa Anna Oxa, che era diversa perché era una punk arrivata là, un ragazzo tutto tipo una ragazza, ragazzo, sai, quelle cose, sì. Il trucco molto così punk, completamente diversa da adesso, è meravigliosa, ma era bella, ma insomma punk, e lei aveva cantato Un'emozione da poco. Sì, un'emozione da poco, che era ancora oggi, se tu la senti, un'emozione da poco, la senti questa parola. Di Fossati Prudente. Ah. Fossati, io sono genovese, come faccio a non amare Fossati? Hai ragione. Dunque, che esperienza è stata l'Isola dei Famosi? Bellissima, ah, la volevo rifare, poi adesso ho passato tanto tempo, sono 15 anni quasi, ma era bellissima l'Isola dei Famosi perché era una sfida, no? Era una sfida, veramente, cioè veramente tu non mangi,
veramente tu sei a contatto con 10 persone con le quali devi dormire, dividere quel poco da mangiare perché niente. Erano 50 grammi di riso al giorno, e quindi un po' poco. Ed ero dimagrita parecchio, sì, alla fine era proprio sì, un osso che camminava, però ero contenta perché mi è piaciuta la sfida e anche il difficile è quando sei con altre persone, no? Riuscire, adesso non so, ho toccato un filo che è tutto chiaro, vabbè, è così. La sera, cioè dormire con i piedi di Idris qua e Albano, no, Albano poi si è messo da un'altra parte, ma chi è che lo usava? Insomma, ogni tanto c'era qualcuno che aveva un problema, quindi non è il fatto dello stare insieme, è il fatto di condividere certi momenti. Poi non c'era, la vogliamo dirla tutta, non c'era una toilette, non esiste, cioè devi andare nel bosco e trovare il posto. Capito? Quindi era veramente selvaggio, era anche un posto estremamente selvaggio, tant'è vero che l'anno dopo non si è fatto più lì, perché era addirittura inquinato, ma era veramente molto molto selvaggio, molto, e pensa che era vicino a Santo Domingo, no? Ma eppure quella parte dove c'erano poi probabilmente più in là degli alberghi, delle cose, ma c'era anche una parte che invece non aveva niente, come era questa, ed era una sabbia un po' sporca, nera, sai, molto, non so, per un attimo era perfetto, poi è sparito tutto. Così, sono variabile, sereno, variabile. Sono variabile. E così, insomma, basta, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Io se fossi rimasta poi su un'isola da sola, come a qualcuno è successo, non sarei arrivata terza, avrei stravinto. Comunque sono arrivata terza, medaglia di bronzo, ragazzi, non è mica poco. Che aveva vinto in quell'edizione? Fuori del Santo. Fuori del Santo. Sì. Poi il secondo è stato la signora Coriandoli. Sì. Sì, Maurizio Ferrini. Però era arrivato praticamente... A metà. Ma che, diciamo pure dopo. Perché aveva sostituito Albano, no? Sì, ma lì sono tanti arrivati dopo, è venuto Idris, dopo è venuto... Poi, no, poi per ultimo è arrivato lui. Anche Idris non è arrivato, non era dall'inizio, anche quell'altro simpatico. Ma insomma, ce n'erano diversi che sì, che erano arrivati. E Albano bravissimo, Albano guarda... Da prendere copia e incolla, perché uno che sapeva come prendere i pesci, non mi piacciono, però prendeva dei pesciolini piccoli 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 che messi in quel riso sembrava quasi un piatto di lusso. Sì, un piatto di lusso, sì. A me perché non piace il riso col pesce, però lui era bravo. Poi, e come si faceva per prendere? Metteva, c'avevamo una specie di affare, cioè, per ripararci di tulle, per ripararci dagli insetti. In realtà non serviva a niente perché eravamo pieni di insetti, e quindi ho messo questa roba qui nel mare, poi uno faceva rumore con i piedi nell'acqua, questi pesciolini si correvano tutti da una parte, sono quelli che ci sono soltanto in alcuni mesi all'anno, per cui qui costerebbero una fortuna, e loro lì ce l'avevano così. Ma lui era capace di mangiare anche un granchio grande così vivo. Io non posso, però dire che era ammirevole. E poi per il fuoco, se non c'era lui, ha fatto tutto un sistema che gli aveva insegnato suo nonno, per cui lui riusciva a mantenere quel fuoco anche dopo un diluvio universale. Ho detto qua, prima che accendiamo, e invece era rimasto sotto quest'albero scavato, sai? Era rimasto nella brace, è bastato far così con un po' di vento, e è emerso tutto il fuoco. Ho detto, santo e benedetto Albano, bravissimo. Proprio bravissimo, sì. Bene, un attimo. Io di sé sei molto. Sì, mi piacerebbe incontrarlo, Idris. Ma sai perché? Per una cosa di religione, perché Albano, andando via, ha lasciato un tronco d'albero con l'altro tronco legato, come fosse una grande croce che lui aveva messo dall'inizio. Allora io ogni tanto passavo davanti alla croce e mettevo un filetto di erbe, di cose, perché non c'avevamo i fiori, ma cioè una cosa così, una. E quando lui è andato via, mi ha detto, guarda Maria Giovanna, io vedo che tu ogni tanto ci metti un edera, una cosa, quello che ti capita.
ti prego, proteggi la croce perché la croce vi protegge. E dico, certo, ma non ti pare che la togliamo, tu vai via e togliamo la croce, ma non ci pensiamo per niente. Passano due giorni, ero nella tenda, sento Lori del Santo con Gabriele Interrante che parlano e sento che smontano la croce. Esco, dico, ma scusa, ma perché? Ma che bisogno c'è di smontare la croce? Ah, ma ci serve il legno, con tutto il legno, siamo in una foresta piena di legni, ma perché ti serve proprio questo tronco grande così? Perché erano due tronchi enormi? Sì. Il tronco grande per fare il fuoco, ma secondo me servono i pezzetti di legno, ma che dici? Ah, vabbè, basta, quanto rompi, e se sono andati via. Allora io ho cercato di raddrizzare, perché avevano tolto quella specie di spago che aveva messo Albano per tenere i due pezzi. Allora sono andata per aggiustarla, non ce la facevo, perché ti dicono due tronchi enormi. Allora facevo così, così, arriva Idris, che è nato stanco, no? Quindi arriva, cosa succede Maria Giovanna, cosa succede? Idris sto cercando di unire queste cose, ma non ce la faccio. Ti aiuto, mi aiuti davvero? Sì. Allora lui si mette, dico, guarda Idris, che se ti riprendono così, tu sei di un'altra religione, fai tutti i riti, non vorrei che poi passi dei guai per aiutare me, capisci che magari si offendono quelli della sua religione, perché aiuta una persona di un'altra religione, nella religione, perché era la croce, no? Allora lui mi fa, no, no, Dio e Allah sono la stessa cosa, è Dio, capito? E quindi si è messo sotto, sembrava il Cristo nero, e teneva questa pezzo sopra, io ho potuto rimettere lo spago e la croce è rimasta finché siamo andati via. Ma non è meraviglioso? È meraviglioso, sì. Ho detto, ma guarda te, quando mi ha detto, ma Dio e Allah sono la stessa cosa, e ha ragione, perché lui lo chiama Allah, tu lo chiami Dio, però questa è sempre un'entità che ti protegge, che ti ha creato, che ne so, come la vuoi, però è così. Poi gli sviluppi della religione, a seconda della Bibbia, a seconda del Vangelo, a seconda di quello che scrivono loro, del Corano, non lo so, magari è diverso, no? Abbiamo visto tante reazioni differenti, letture sbagliate, quello che vuoi. Allora io temevo, perché vedevo che lui la mattina invece faceva i riti proprio come devono fare quelli della sua religione, giustamente, li rispetto. E mi sono trovata con lui che mi teneva sta cosa così e io legavo. È stato meraviglioso. Però non ci ha ripreso nessuno, meglio così per lui, dicevo. E da lì poi dopo mi è venuta a trovare qua con la moglie, le figlie, e poi adesso non viene più perché le figlie erano due bambine, adesso sono due sventole di ragazze e chiaramente non gli va di venire da Maria Giovanna a Tarvisio, c'erano i loro amichetti, chiaramente. E quindi anche lui, torna, però ci sentiamo, siamo sentiti giorni fa perché era il suo compleanno, 20 giorni fa. Sì. Ancora un attimo. Sì. Scaricate nell'oscurità i podcast di allora di Amadeus, amateli. Ho ancora due domande per Maria Giovanna Elmi, una normale e una particolare. Una normale è: com'è la TV del futuro e la sua TV del futuro? La sua? Sì, la tua. La sua, mi dai di lei? La tua. La sua di chi? La tua. La mia? Beh, sì. La mia, non mi vorrà vedere più nessuno. E poi quelli giovani di oggi non mi conoscono. Quelli di prima magari diranno, basta, costa Elmi, vediamo molti nuovi. Non lo so, può darsi pure però che qualche idea mia piaccia e si possa continuare. Mai dire mai. mai dire mai. Adesso ti metto in primo piano. Come spiegheresti una trasmissione come la nostra, all'ora di Amadeus, a uno sconosciuto? Una bella trasmissione, una chiacchierata, un piacevole scambio di idee con persone che ne hanno. E quindi comunque magari con qualche novità, con qualche curiosità. E quindi da ascoltare, da seguire, da vedere. Grazie, sei stata molto gentile. E io spero che... Ti volevo fare io una domanda. Sì. Allora di Amadeus. Da cosa deriva? Allora, 2 anni fa...
è iniziata questa avventura e con il primo lockdown. E io originariamente io faccio l'insegnante di mestiere, leggevo poesie per i miei alunni all'ora delle repliche di Amadeus. Perché faceva le repliche, perché la RAI mandava solo repliche di Amadeus, e allora mi mettevo a leggere a quell'ora lì. Alle repliche di Amadeus, Amadeus, Amadeus? Sì, sì, Amadeus Sebastiani, sì. No, perché a me piace molto Amadeus, mi trovo simpaticissimo e carinissimo. Allora dicevo, sì, come mai all'ora di Amadeus? Allora mi domandavo questo. No, Amadeus io lo stimo moltissimo. Ogni sera, guarda, io mi guardo i soliti ignoti perché è troppo divertente, perché lui c'ha delle battute ma sempre simpatiche e sempre nella misura, perché non dimentichiamoci che l'uomo, come ha detto un filosofo tanti anni fa, l'uomo cade per un errore di misura. Quando si monta la testa, per esempio, no? Pensa, io intanto io adesso posso fare tutto, dopo è già finito. E allora a volte si dice il passo più lungo della gamba, non so, quelle frasi di una volta dei nostri nonni, no? Che dicevano non fare mai il passo più lungo della gamba. Io dico sempre non superare mai la misura, perché quando la superi poi è il momento che ti perdi. E come raccontano ancora degli eroi greci, no? Chi era quello che doveva correre sopra il fuoco senza mai voltarsi indietro, altrimenti sarebbe caduto nel fuoco. Insomma, anche gli eroi greci cadevano per un errore di misura, quando pensavano ormai di essere al sicuro e invincibili. E lui ha il senso della misura, secondo me. Questo è molto importante in una persona. È sempre così garbato, gentile, fa Sanremo, ma non è che il giorno dopo lo trovi improvvisamente cambiato. Trovi Amadeus col suo sorriso, con gli occhi sempre curiosi, no? A me piace per questo, sì. Beh, magari se lo incontri fagli... Anche Giovanna è simpatica. Giovanna, certo. Sempre col sorriso, anche lei, piacevolissima. Sì. Se lo incontri, faglielo sapere che noi abbiamo pensato a lui. Perché sì, noi ci abbiamo provato, ma sono un po' troppi filtri, Rai. Posso dirlo? Aspetta, ora faccio la foto. E dopo dove lo vedo questo? Questo... No, non lo sto chiamando. Sarà a lavorare come un pazzo, poi adesso con Sanremo neanche mi risponde. Sì. Però voglio fargli vedere la tua immagine. Ecco, e sotto all'ora di Amadeus, capito? Quindi sì, guarda, sì. Tu lo sai che va in onda un programma di Amadeus. Bene, grazie Maria Giovanna, grazie. Ma grazie a te, grazie. Sono stata troppo lunga, ma tu taglia. No, non taglia niente. Sì, vabbè. Ciao, complimenti. Ciao. E tanti baci e abbracci. E alla prossima. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di All'ora di Amadeus. Alla prossima occasione.